Rapidissimamente passiamo la parola al prossimo relatore, che è Enrico Perla, kernel developer di lunga data e veramente bravo, che ha anche scritto ha scritto come coautore un libro sulla kernel exploitation, e ci parla di side channel vulnerabilities e ci fa una panoramica di questo problema. Quindi, intanto che si fanno il cambio di microfono, anche potrebbe essere un'idea, sì. Perfetto, ci stiamo attrezzando. Ci siamo? Possiamo iniziare? Oh. Vai! Ci siamo! Enrico Perla! Grazie per la fiducia. Ciao a tutti, sono Enrico, mi hanno introdotto. Oggi parliamo di side channel. Questa presentazione è in inglese. Io ho lavorato per Oracle, lavoro per Intel, piccolo disclaimer, full disclosure. Niente di quello che ho scritto qua è un'opinione di chi mi ha assunto prima o di chi mi sta assumendo adesso. E sono necessarie cose legal da dire. E questa presentazione sarà abbastanza divulgativa. Se regolarmente esploitate side channel o se vi state chiedendo se il protocollo MESI possa essere usato in modi particolari, vi chiedo scusa, non sarà questo il tipo di presentazione. Si basa sul lavoro, in parte mio in alcune cose, ma principalmente di alcuni giganti del campo. Se siete stati a Black Hat, Anders Fogg, Matt Miller e Christopher Hurtle, gli ultimi due di Microsoft, hanno fatto una bellissima presentazione sui side channel, a cui questa presentazione è ispirata, in parte anche copiata. E poi ci sono tutti quelli che hanno lavorato in maniera estensiva sulle cose più interessanti, da Ian Horn, Daniel Grass, eccetera. Ci tenevo a nominarli perché trovo il loro lavoro eccezionale. Allora, cosa è successo? Due vulnerabilità sono state rilasciate all'inizio dell'anno scorso, di quest'anno. Hanno un logo, quindi sono vulnerabilità importanti. Sono Spectre e Meltdown. Di cosa si tratta precisamente? Di cosa si tratta precisamente? Di una nuova classe di vulnerabilità. Se qualcuno di voi scrive exploit, giusto per curiosità? Vabbè, ovvio. Sì, la platea che volevo. Se qualcuno di voi dovesse scrivere exploit, sapete che una classe di vulnerabilità è un evento relativamente raro nell'informatica. Se penso a quella più famosa, recente, che sia successa, sono le memory corruption, e sono successe 20 anni fa. Quindi non succede molto regolarmente che si trovi un modo di attaccare che sia, tra virgolette, completamente nuovo. In questo caso, questa nuova classe di vulnerabilità affligge la maggior parte delle CPU. È un errore di design. È un modo in cui abbiamo accelerato l'esecuzione delle CPU che ci ha portato ad avere qualche vulnerabilità. Per questo motivo, patcharla non è ovvio, non è immediatamente ovvio. Vedremo alla fine come possiamo lavorare in termini di difesa. L'idea della vulnerabilità è un'esfiltrazione di informazioni, ovvero un'entità che un processo, un programma, un'applicazione che gira a un certo livello di privilegio è in grado di esportare informazioni da un livello di privilegio superiore. In pratica è in grado di rompere il concetto di isolation. Il concetto di isolation è sostanzialmente base nell'informatica di oggi. Sarebbe bellissimo se tutti avessimo un computer che fa girare una sola applicazione e ogni applicazione al suo computer ed è tutto isolato, ma ovviamente sarebbe molto lento perché dovremmo sempre comunicare via rete, eccetera. Quindi l'hardware non è infinito, abbiamo un computer, ha parecchie risorse all'interno e parecchie cose che competono nel cercare di ottenerle. Quello che si fa in quasi tutte, come praticamente nei sistemi operativi, nei VMM, eccetera, è che chi sta a più alto livello decide quali risorse possono utilizzare quelli a più basso livello. In pratica si crea un set di interfacce tra processi e kernel, tra kernel e virtual machine monitor, eccetera, attraverso il quale si può chiedere di avere una risorsa, viene data una risorsa, vengono orchestrati gli accessi. Ogni volta, se noi guardiamo una qualsiasi di queste interfacce, c'è una definizione precisa dei dati che possono passare. Pensate a una system call.
system caller che chiede di leggere un file descriptor, se il file descriptor non è aperto ti ritorna un errore. Ovviamente una system call non può leggere una chiave di cifratura che è in memoria nel kernel da qualche altra parte. Quindi queste interfacce sono ben definite e hanno un set limite di dati su cui possono imparare. Cosa facciamo per rompere l'isolation quando vogliamo attaccare? Beh, andiamo a guardare queste interfacce, le mettiamo in discussione e vediamo le assunzioni su cui si basano. Fondamentalmente l'intera informatica si basa su assunzioni. Scriviamo codice e poi qualcuno viene dopo di noi, noi gli diciamo cosa fa la nostra system call e lui la usa. Ogni tanto sbagliamo e quando sbagliamo si aprono le vulnerabilità. Chi cerca vulnerabilità, chi è appassionato di questo ambiente, chi lo fa per lavoro, eccetera, eccetera, sa che se vuoi trovare un problema, devi andare a cercarlo nelle cose, diciamo, un po' più complesse da fare a livello di informatica. Una di queste sono le performance optimization. Tutti vogliamo che i nostri computer vadano veloci. Anzi, chiunque voglia vendervi una CPU o voglia vendervi un'applicazione, generalmente vi farà vedere un benchmark. Per andare veloce bisogna ridurre i check, bisogna fidarsi di più delle assunzioni, bisogna fare nuove assunzioni. Regolarmente succede che in questo gioco tra gatto e topo, tra andare veloce, ridurre i check e non lasciare vulnerabilità, qualche buco si crei. La stessa cosa succede con la legacy compatibility, retrocompatibility. Praticamente gran parte dell'informatica si basa sul fatto che tu puoi far girare un'applicazione che io ti ho venduto 10 anni fa o 15 anni fa ancora sui computer di adesso. Questi sono gli ambienti dove si creano i problemi. Quando rompiamo l'isolation o quando comunque ci spostiamo da un privilegio all'altro, abbiamo una privilege escalation. Ci troviamo alla fine, diciamo, sono gli ultimi anni d'oro di quello che è stata la memory corruption. Ricordate il primo exploit scritto da Aleph One sullo stack 1996 o qualcosa del genere? Ai tempi era molto semplice esploitare un buffer overflow, per esempio. Col tempo, l'evoluzione della difesa ha portato a rendere quegli attacchi più complessi. Quindi gli attaccanti che tendono ad andare per il path di least resistance, ovvero trovare la cosa più facile da attaccare, sono passati dall'user land al kernel land. Oggi siamo in grado di definire l'exploitation in maniera molto più precisa, la memory corruption in maniera molto più precisa. Per anni è stata una sorta di blackout, non si è mai lavorato a rendere una vera e propria scienza su cui si potesse ricercare. Uno dei lavori più belli che vi invito a leggere, perché lo trovo veramente interessante, di recente è di Alvar, Thomas Delian, che ha, diciamo, analizzato e cercato di dare una struttura scientifica a cosa sono le memory corruption. Sulla base di quello e sulla base di dove la difesa adesso, la mia teoria è che in 4-5 anni le memory corruption non saranno, se non altro le memory corruption che fanno redirezione di codice, non saranno così semplici da esploitare. Nel frattempo gli attaccanti non stanno fermi. Cercano di andare a cercare qualcosa dove ancora non abbiamo questo livello di security. E ovviamente si scende a basso livello sulla macchina. E dall'user land si è passati al kernel, dal kernel si attaccano le VMM, da adesso si guarda l'hardware. Abbiamo parlato del fatto che si gioca sul fatto che si hanno delle assunzioni e si cerca di metterle in dubbio. Se pensate a come funziona un qualsiasi programma, si tende a considerarlo come una ricetta, una sequenza di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altra. Questa è l'idea che si ha. Cioè, quando io software developer, scrivo un programma, la mia idea è che verranno eseguite le istruzioni in ordine. La realtà è un po' diversa. Se fosse così, i computer andrebbero estremamente piano. In realtà, in 20 anni di evoluzione della CPU, 30 anni in realtà di evoluzione della CPU, hanno portato a approcci per rendere il tutto più veloce. Ora guarderemo velocemente quali sono questi approcci, dopodiché li useremo per attaccare. Il primo, credo sia abbastanza famoso, lo conoscono tutti, è il concetto di pipeline. Quando eseguite un'istruzione, qualunque istruzione assembly, in realtà la vostra CPU cosa fa? La divide in tanti piccoli step. In questo modo può iniziare a fare uno step, poi quando fa il secondo step può iniziare lo step dell'istruzione successiva. I step che sono segnati qua sono fetch, decode, execute, write back. Generalmente, questa è l'unica immagine che ho trovato valida su Wikipedia, in realtà c'è di solito uno step in mezzo tra execute e write back che viene considerato il memory access, cioè l'accesso alla memoria. Il disegno è abbastanza esplicativo. Le nostre microistruzioni vanno avanti e così, quando la pipeline è piena, siamo in grado di eseguire un'istruzione completa ogni ciclo, invece di dover aspettare 4 cicli per ogni istruzione. Ovviamente quello non è sufficiente per andare veloci.
visto che abbiamo spazio fisico sulla CPU, cioè spazio sul die, beh, aggiungiamo più execution unit. Quindi invece di eseguire una sola istruzione per volta, ne eseguiamo due, tre, quattro, a seconda di come è fatta la vostra architettura. E questo qua è il concetto di superscala, abbastanza semplice. L'unica cosa interessante è che ora abbiamo un problema, perché ora siamo in grado di eseguire tante cose insieme, ma non sempre si possono eseguire tante cose insieme. Ho scelto l'assembly x86 perché è quello più conosciuto. In realtà avrei potuto scrivere la stessa identica cosa in ARM, o in Spark, o in PowerPC, cioè si può scrivere in qualsiasi concetto di assembly. Questo è un concetto che qualsiasi CPU ha, ed è il motivo per cui parliamo di attacchi che sono estesi su tutte le CPU. Vedete tre istruzioni. La prima, che sposta un valore di memoria contenuto in indirizzo su un registro. La seconda, che usa quel registro. E la terza, che usa altri due registri. RBX, RIX, RCX, sono tutti i nomi di registri. Se guardiamo queste istruzioni, la prima e la terza possono eseguire indipendentemente. Non c'è niente che le vincoli, non c'è nessuna dipendenza. Nelle CPU moderne, la prima e la terza eseguono contemporaneamente. Quando la prima ha finito, la seconda può eseguire. Quando c'è la memoria della prima, la seconda può eseguire. Questo è importante perché significa che, data una sequenza di istruzioni, noi possiamo eseguirle di più contemporaneamente, quindi più velocemente certe cose succederanno. L'altra cosa che è importante è che un'istruzione su 5 nell'ambito dei computer è un salto, è un jump. Quindi tutta la nostra teoria di far succedere le cose prima, spostare le cose, riordinarle, eseguirle, cade perché non sappiamo dove andiamo. Cioè, la seconda istruzione lì è un salto, non sappiamo se RAX, vabbè, in questo caso lo sapremo, vabbè. No, non lo sapremo, scusate. Non sappiamo se RAX RAX sarà 0 o 1, risultato di quella, quindi non sappiamo se stiamo jumpando equal o no, e 0 o meno 1, eccetera. E quindi non possiamo predire dove stiamo andando. Cosa fanno le CPU moderne? Cercano di indovinare. Ogni volta che si arriva a un salto, vedono se sono già stati in quel salto precedentemente, fanno i loro calcoli e dicono, ok, molto probabilmente andrai là. Mentre tutte le istruzioni intanto eseguono, la pipeline va avanti, bla bla bla, speculiamo, scommettiamo, giocatori d'azzardo. Se indoviniamo, abbiamo un boost di velocità. Se sbagliamo, l'operazione viene invalidata. Il ritorno dell'investimento, il ROI sul gioco, dipende da quanto siamo bravi a indovinare queste cose. Le CPU moderne hanno una percentuale di, diciamo, guess particolarmente alta, che è il motivo per cui vanno più veloci. Ora, ci ritroviamo un'altra assunzione. Ogni volta che il vostro processore scommette, se sbaglia, in teoria non dovrebbe lasciare traccia. Ovvero, se io eseguo istruzioni sbagliate, poi scopro che sono sbagliate, devo invalidare. Sappiamo tutti che eseguendo qualche piccola traccia resta. La seconda assunzione è... Intanto torniamoci qua, scusate. La seconda assunzione è che la cosa che vediamo non sia visibile in qualche modo a chiunque stia eseguendo. La realtà, l'esecuzione che abbiamo buttato via, lascia dei side effect. Ovvero ci sono delle piccole cose che sono successe mentre eseguivamo le istruzioni che sono ancora misurabili, che sono ancora osservabili. Da qui il principio dell'attacco. Se io sono a un basso livello di privilegi, potrei essere in grado di analizzare i side effect lasciati dall'istruzione. Quindi immaginate, l'istruzione esegue un accesso alla memoria, io non posso vedere quella memoria, ma posso vedere le conseguenze di quell'accesso a livello di microarchitettura. Se lo posso fare da un livello di privilegio più basso, ho un attacco. E questa è stata l'idea alla base della speculative execution, è l'idea alla base di Spectre, e l'idea alla base di Meltdown, quello che ha, diciamo, generato questa nuova vulnerability class. Che cos'è un side effect? Torniamo al discorso di essere veloci. Accedere alla memoria è, in assoluto, oggi la cosa più lenta che possiamo fare su un computer. È molto più facile eseguire nella CPU che andare a prendere qualcosa in DRAM. È proprio una questione di distanza. Quindi si è studiato un sistema di caching in modo che i dati frequentemente utilizzati fossero più vicini alla CPU. Quindi ogni volta che la CPU accede ad un dato, ipotizza che molto probabilmente quel dato verrà riutilizzato, pensate a un loop, continuate a usare lo stesso array, quando ipotizza che quel dato verrà utilizzato e quindi lo porta in cache, in modo che sia molto più veloce. Questo significa che in ogni momento noi possiamo sapere se un dato è in cache o non è in cache, da quanto è veloce accedervi. Quando ci troviamo in uno speculation path, quello che succede nella cache
sarebbe troppo costoso da eliminare. Vorrebbe dire che noi abbiamo una cache dedicata per lo speculation path, ma torniamo indietro, si cerca di vendere i prodotti a un prezzo accettabile, quindi non possiamo inserire hardware ovunque. C'è solo una cache, sia per lo speculation path, sia per il real path, e quindi significa che tutto ciò che uno speculation path fa e affligge la cache e tocca la cache rimarrà in memoria, rimarrà nella microarchitettura del processore. Poiché possiamo fare timing, abbiamo un side channel. Se il dato è in memoria, sappiamo che c'è stato un accesso. Vediamolo in pratica. Vi ricordate la nostra idea? Ci sono due modelli, due assunzioni di nuovo che facciamo. Si tira a indovinare. Possiamo decidere come la CPU tirerà a indovinare? In teoria non dovrebbe essere così affidabile. Pur tirando a indovinare, ipotizziamo che possiamo farlo. Siamo in grado di portare via informazioni? Le cache funzionano sugli indirizzi, non sui dati. Quindi è il leak di un indirizzo, il fatto che abbiamo avuto un accesso in memoria, un'informazione sufficiente a creare una privilege escalation, a creare un errore, a esportare informazione? Sì. Il motivo è che l'algoritmo di side channel, l'algoritmo di speculation può essere allenato, perché ogni cosa che viene progettata in informatica o è randomizzata o è controllabile. Partite sempre da quel presupposto. Se attaccate un programma e non sta randomizzando, e anche se sta randomizzando in talune situazioni, in maggior parte delle situazioni, se lo studiate a fondo siete in grado di predirlo. Heap overflow. Quando si è iniziato a esploitare l'heap overflow in maniera sistematica, si è imparato a controllare l'allocator. In questo caso è la stessa cosa. Si è fatto reversing di come la CPU decidesse dove saltare e si è in grado di controllarlo. In più, ci sono delle sequenze di codice, e adesso le vedremo, che permettono di esportare anche informazione, non solo indirizzi. E questo ci porta al primo attacco. Spectre V1, forse il più famoso in assoluto, quello più difficile da patchare, quello un po' più complicato anche da attaccare. Possiamo creare un mispredicted branch, cioè arriviamo a un salto, dovremmo andare da una parte e andiamo dall'altra, e utilizziamo una sequenza di codice particolare per esportare informazione. Questa è la sequenza. C'è un check. Normalmente, cosa succede? Immaginate un codice normale. Se max index fosse maggiore controlled index, non andremmo a toccare quell'array. Poiché noi possiamo dire alla CPU, no, tu fidati, salta, specula, pensa che sia giusto, pensa che questo check venga preso, venga passato, ma possiamo passare un valore sbagliato a quel punto, poi possiamo usarlo come index all'interno di un array, riutilizzare questo valore come index in un altro array, e posto che conosciamo l'indirizzo di data array, conosciamo il valore. Tutti convinti? Sì? Cioè, silence absence? Ok. Prendo silenzio assenso, quindi va bene. Se ci sono dubbi a qualsiasi punto, fermatemi, non è importante arrivare alla fine delle slide, è più importante che resti qualcosa di tutto questo mambo giambo che dico. Quindi se avete dubbi alzate la mano, fermatemi o cercatemi dopo, o scrivetemi una mail, quello che volete, è un argomento che mi piace. Quindi, in questo modo siamo in grado, solo utilizzando informazioni che verranno buttate via, perché poi queste istruzioni verranno eseguite, ma buttate via dal processore, lasceranno una traccia nelle cache e siamo in grado di leggere se noi dopo andiamo ad analizzare lo stato della cache, siamo in grado di leggere un valore. Andiamo avanti con le nostre assunzioni. Un'entità che si trova a un livello di privilegio inferiore non può decidere dove salterà un branch. Prima abbiamo detto, possiamo influenzare se il branch sarà taken o not taken. Per fare quello è semplice, basta chiamare lo stesso path 100 volte, con un valore sempre che passa al branch, la CPU dice, ah beh, se 100 volte fai anche 101, e si salta. La seconda cosa che è interessante è, se c'è un branch, possiamo far credere alla CPU di non andare esattamente nell'istruzione dopo, ma da qualche altra parte? Perché in fondo il concetto di speculation è, io devo sapere dove salto. Si è sempre concepito che l'idea è sempre stata, prima di guardare a fondo l'architettura, è sempre stata, non si può. La realtà è che le prediction tables sono più piccole dell'address space disponibile. Quindi, voi sapete che oggi l'address space è 64 bit. Tendenzialmente la maggior parte dei sistemi operativi ha uno shared address space. Il kernel sta in alto e l'userland sta in basso. Quindi gli indirizzi del kernel sono diversi dagli indirizzi dell'userland.
Se avessimo prediction tables grosse 64 bit l'una per gli indirizzi, non ci sarebbe mai un dubbio, la speculation saprebbe sempre dove andare. Ovviamente queste sarebbero grosse, spazio sulle CPU è costoso, quindi le facciamo più piccole, le compattiamo. Significa che ci sono indirizzi di user land e indirizzi di kernel land che hanno un alias, ovvero entrambi entrano nello stesso slot per la branch prediction. Significa che da indirizzi più bassi possiamo influenzare e far credere alla CPU di poter saltare dove vuole, dove vogliamo noi. Spectre V2. In assoluto l'attacco più divertente e più interessante che io abbia visto negli ultimi anni. Si può fare ROP, Return Oriented Programming, di Speculative Execution. Cioè, per i nerd è una roba fighissima. Cioè, io mi diverto con queste cose, vi chiedo scusa. Però è divertente. L'idea, grazie, c'è altra gente che si diverte ed è piacevole, è bello essere tra amici. L'idea è che se abbiamo un indirect branch, ovvero un branch che deve estrarre la destinazione dalla memoria, e quindi la CPU non può sapere dove salterà finché non avrà risolto la memoria, e la memoria è lenta, noi gli suggeriamo di andare da qualche parte. In pratica, classica istruzione in C, function pointer che salta con un tot di parametri. Noi possiamo far credere alla CPU che function pointer sia più o meno ovunque. E quindi vuol dire che possiamo eseguire codice arbitrario, che poi verrà buttato via, ma lascerà tracce, con parametri controllati, tendenzialmente con parametri controllati, che rende Spectre V1 molto più pericoloso, perché ora, se tu mi chiudi tutti i posti dove esiste quella sequenza di codice, io posso costruirmeli con i rough gadget. Terza teoria, e ultima, poi non vi annoio più. La speculazione si ferma su un privilege boundary. Questa è una vulnerabilità che non è presente in tutte le CPU, ovvero non tutte le CPU decidono di fare la stessa cosa qua. Ritorniamo alla nostra idea di system call. Sto eseguendo user land, il totale dei miei privilegi è abbastanza basso, non posso accedere all'hard disk, non posso fare un po' di cose, oddio, cioè, diretta IOMA, facciamo finta che non si possa. Non posso accedere direttamente all'hard disk, non posso fare determinate cose. Cosa faccio? Faccio una trap, o uso syscall, che è un'istruzione dedicata, ovvero dico alla CPU, ehi, io sto per saltare a un privilegio più alto, fai tutti i check che devi fare, pensaci tu, e poi lasciami eseguire ad un indirizzo più alto. La teoria è, se arrivo a questa istruzione, cosa faccio? Io che sono la CPU e voglio andare veloce, cancello tutto quello che so e ricomincio da zero, lento, oppure mi porto avanti con la speculation, perché in teoria è molto probabile che il salto sarà possibile. L'idea di alcuni tipi di CPU, Intel ad esempio, è che un'eccezione la notificheremo quando l'istruzione verrà effettivamente committata. Il che vuol dire che se c'è un'istruzione che cerca di fare qualcosa a un livello di privilegio più alto, ma non può, noi lo sapremo solo se effettivamente quell'istruzione verrà ritirata, quindi non sarà nello speculation path. Il che significa che io posso fare brutalmente dei reference di memoria a un privilegio diverso, a patto che sia nelle mie page tables, e i check ci saranno, ma lasceranno un'eccezione pendente che succederà solo più tardi. Il che ci porta a meltdown. Posso fare un piccolo codice, costruirlo io, questa volta lo controllo io, che accede a memoria a kernel land. Tutto sto casino è due righe di codice. Ovvero, c'è un indirizzo a livello kernel, faccio lo stesso trick di Spectre V1, cioè utilizzo il valore che ho portato in value 1 per fare una dereferenza di userland array so dov'è, quindi in base a che cache colpirà faccio una semplice operazione matematica e so il valore di value 1, lo controllo quando voglio, al privilege boundary non succede niente. Questo concetto, quando è uscito, tutti si sono terrorizzati, oh mio Dio, meltdown. Figo, possiamo leakare memoria del kernel. La cosa veramente interessante, la lezione veramente interessante di meltdown è che qualunque eccezione si comporta così. Non solo la classica eccezione, ehi, non puoi accedere a memoria. Quindi, quando un po' dopo è uscita la vulnerabilità di lazy FP binding, quella dei floating point register che rimangono in lazy, non vengono copiati o puliti ad ogni context switch, di nuovo per performance impact, e possono essere leakati da user land, non era niente di nuovo. Era meltdown applicato a un'altra eccezione. Questo è il concetto base. Quando si guarda una vulnerability class, tiriamo le regole fondamentali. Poi la gente
farà mille advisory per anni su cose particolari, versioni particolari, ma se noi andiamo a vedere i concetti base, da lì possiamo partire per la difesa. Ovviamente, adesso io ve l'ho presentati, come se ogni volta che entrate, che mi mettete su un computer, entrate sulla macchina di qualcuno, o vi trovate su, avete un guest in un cloud provider, ah sì, due righe di codice e gli ho linkato tutto e ho vinto. Ci sono un paio di condizioni perché l'attacco sia effettivo e un paio di situazioni che vanno più o meno capite. Innanzitutto dobbiamo far entrare la CPU in un speculative path, quindi dobbiamo creare le condizioni per cui la CPU dica ok, io vado a fare una scommessa e la scommessa sarà sbagliata. Questa operazione si chiama di solito training, è più o meno facile a seconda di cosa state attaccando e quanto controllo avete sulla macchina. Dovete avere la CPU stare abbastanza nella speculation path, perché ovviamente quella è una finestra. La CPU eseguirà un po', poi a un certo punto si accorgerà che ha fatto una cagata e quindi tornerà indietro. Se voi riuscite a fare tutto quello che volevate ottenere, ovvero la vostra sequenza di istruzioni finisce prima che questa window si chiuda, eseguite. Ci sono modi per allargare la window e li vedremo. Dovete lasciare side effect, cioè toccare le cache, o altre cose. Cioè, nei prossimi anni probabilmente si troveranno cose come la cache che lasciano informazioni, ci sono un sacco di risorse condivise. Non dovete interferire con i side effect, ovvero quando andate a controllare non dovete fare più danni di prima di aver controllato, che non vi darebbero risultati precisi, e ovviamente dovete poterli misurare. A Black Hat, Anders ha fatto una slide che in assoluto è la slide più bella che io abbia visto da quando guardo presentazioni nella mia vita. Sono 20 anni che guardo presentazioni. Questa slide è praticamente tutto il mio talk. Cioè, tutto quello che io ho detto, raccontato, parlato, eccetera, è questa slide. Volete attaccare side channel? È questa slide. Vi spiega quali sono le primitive. Viene un errore su un conditional branch. C'è un indirect branch che potete controllare, abbastanza simile al mio esempio. C'è un exception delivery nel down. Secondo step nell'attaccare qualunque cosa, dovete avere un window in gadget, dovete allargare la vostra finestra di esecuzione. Cosa fate? Beh, prendete un pezzo di memoria che sia in DRAM invece che in cache, così ci mette un po'. Fate una chain di load, il processore dovrà seguirle più o meno tutte. È raro trovare un codice scritto così nel kernel. Cioè, se qualcuno scrive un codice così e me lo manda per fare code review, me l'avesse mandato quando lavoravo su Solaris a fare code review, gli avrei mandato un'email poco gentile. Però, diciamo che se potete controllare il codice, potete fare quello. O se no, la terza è la più interessante, è quella che è stata più sottovalutata di questi tempi. Non esiste solo le dipendenze di memoria, esistono le dipendenze anche sull'arithmetic unit, che significa che se fate un sacco di operazioni matematiche, ci sono due unit che le fanno, e quindi ci sarà coda lì, quindi il resto speculerà mentre c'è coda nel fare somme. È il solito principio che le risorse sono limitate. Ovviamente ci sono modi per esportare le informazioni, che sono quelli che abbiamo visti. Si usa sempre la cache, quindi ci sono vari livelli di memory indirection. L'ultima, che si conosce da una vita, da quando si lavora su side channel, sono i modi per leggere i dati dalla cache. Flash reload, evict time, prime and probe, il concetto è sempre lo stesso. Come faccio a estrarre informazioni da qualcosa che non posso leggere direttamente? Ne analizzo il comportamento. Cosa fa la cache? Ogni volta che qualcuno vuole stare in cache, toglie qualcosa. Cosa faccio io? Faccio in modo che una qualsiasi di queste o elimini o metta un determinato valore in cache, poi uso indirizzi che dovrebbero andare nello stesso posto, se sono veloci non è successo niente, se sono più lenti è successo qualcosa, è disambiguo tra le due situazioni. Sembra tutto bene? Sì, dai. Come ci difendiamo? Il principio della difesa è abbastanza semplice. Ci sono tre step in difesa. Questa è una mia cosa personale, io ho lavorato nella difesa una vita, soprattutto a livello software. Si tende a guardare la difesa nel modo sbagliato, ovvero si tende a questa è una vulnerabilità, questo è l'exploit, blocco l'exploit, ho fatto difesa. No, quello è l'errore più grosso che si possa fare, perché si è introdotto performance penalty per qualcosa che poi sarà leggermente diverso domani e non funzionerà. Si va alla base, si parte da guardare come la gente esploita i bug, ci sono un limite di modi per farlo, se riusciamo a chiudere tutti quelli, fantastico. Ovviamente è una cosa molto complessa. Pensate di nuovo alle memory corruption. Io posso prevenire che qualcuno modifichi del codice, basta metterlo read-only. Posso prevenire che qualcuno modifichi i dati e il modo in cui il codice accede ai dati? Molto più difficile, per quello che non abbiamo ancora risolto le memory corruption nel 2018. Posso spostarmi al piano sopra, posso cercare di evitare che la back class non si verifichi. Stack overflow.
se è linear e io gli metto un cookie e tu non sai qual è il cookie, molto probabilmente riuscirò a fermarti. Oppure si fa il patching, ovvero si fixa il bug, questo si fa in generale in realtà, e intanto si cerca di bloccare le cose. Vediamolo applicato ai side channel. Innanzitutto, come vi dicevo, è una design issue, non è strettamente un bug, quindi non è che abbiamo una cosa da fixare. Solo Meltdown è tecnicamente fixabile, concettualmente fixabile, semplicemente fixabile, mettiamola così. Tocca a tutte le CPU. Io ci ho giocato su Spark, ci ho giocato su ARM, ci ho giocato su x86, poi ho finito il computer che avevo a mia disposizione. Sono abbastanza convinto che se mi date qualche altro computer posso giocarci, cioè, tanto sono tutte fatte così. Ci ha insegnato qualcosa. Sono 20 anni che condividiamo risorse fregandocene dei side channel, o meglio fregandocene, cercando di evitarli ma senza preoccuparci più di tanto. Perché? Perché sono 20 anni che nessuno li attaccava. Adesso è stato dimostrato che si possono attaccare in maniera efficace. Quindi dobbiamo disegnare le risorse in maniera diversa. Dobbiamo fare le CPU in maniera leggermente diversa, dobbiamo scrivere il nostro microcodice in maniera leggermente diversa, dobbiamo scrivere il nostro software in maniera leggermente diversa. Perché si può scrivere software che è resistente ai side channel. Tutto questo succederà, cioè si inizierà a avere compilatori che ti diranno «Ehi, questa sequenza non è geniale da mettere», così come ci saranno CPU che faranno scelte migliori. E ovviamente, come sempre succede, ci toccherà perdere qualche microsecondo di performance, o di più, per mettere qualche controllo in più e qualche barriera in più. Cosa sta succedendo oggi per fermare questi attacchi? Perché Windows ha fatto milioni di post raccontandovi queste sono tutte le cose fighe che abbiamo fatto, perché tutti stanno lavorando come matti? Beh, ci sono un sacco di cose che si possono fare. Innanzitutto possiamo cercare di colpire la speculation primitive, e quindi noi possiamo mettere un elfence, possiamo bloccare, ci sono istruzioni in tutte le CPU che permettono di bloccare la speculation, troviamo un path pericoloso, li fichiamo un elfence o un membar. Lo possiamo far fare al compilatore, eccetera, eccetera. Possiamo utilizzare istruzioni che implicitamente serializzano. Significa che non verranno riordinate, quindi rallentano, quindi lì si bloccano, e quindi quello che succede dopo non può succedere, quindi limitiamo il numero di volte che la CPU può andarsene in giro. Si muove, un esempio, su x86. Possiamo decidere che, possiamo, per caso, esistono safe branch, o meglio, non per caso, semplicemente non era vantaggioso fare speculation in tutte le situazioni. In questo caso, file jump non fa una speculation, questo è un caso di x86. Ci sono stati un paio di patch rilasciate da Intel, rilasciate macro code patch, rilasciate da Intel, rilasciate da ARM, qualcosina anche rilasciato da Spark, l'ultima è da Spark, hardware BTI disabilita la prediction totalmente, le altre semplicemente fanno in modo che se io sono su un thread adiacente sullo stesso core non posso influenzare i tuoi branch register, cose base. Oppure possiamo cercare di uccidere in maniera più semplice, questo è più intuitivo, l'exploitation technique. Possiamo creare software che ha dati privilegiati più difficili da accedere. Ad esempio, quello è stato fatto nel kernel di Linux e di Windows. KPTI, KVI Shadow, semplicemente separiamo le kernel e le user page table. Perché Meltdown poteva succedere? Perché quando io eseguo, ho bisogno di avere tutte le informazioni sul mio address space nelle page table. Fin qua, tutto normale. Cosa fanno i kernel per essere veloci? Dicono, vabbè, esiste un bit nelle page table che dice che questa pagina è riservata se sei un privilegiato. Io te le lascio nel tuo address space, tanto tu non puoi accederci. Sì, peccato che potevo specularci sopra. Quindi, KPTI è esattamente questo. Beh, allora facciamo in modo che quando il programma torna in user land, queste pagine non ci sono più, quando torna in kernel land le facciamo ricomparire. È stato un fix che ha avuto performance penalty, problemi, eccetera, non è ancora completamente fatto bene, c'è anche su Microsoft, lo stanno facendo tutti. Facciamo in modo di togliere il one-to-one physical mapping, succede molto nelle VM. Altra cosa, altro trick dei sistemi operativi. Io sono una virtual machine monitor e ho 5 guest e devo fare un guest mi chiede di fare una copia da un guest all'altro. Io vedo tutte le pagine. Il modo più veloce per farlo, tengo un'immagine uno a uno di tutte le pagine in memoria, così in qualsiasi momento posso fare copie veloci. L'uno a uno significa che posso accedere anche a tutte quelle pagine, quindi si sta cercando di cambiare leggermente le cose lì. In user land ci sono posti dove analizzare il timing diventa è legato a API, non puoi chiamare istruzioni direttamente, quindi su browser e JavaScript, quindi abbiamo tolto quello. E in generale si cerca di ridurre lo sharing di physical pages, dove possiamo evitiamo che le pagine vengano condivise perché quelle sono sorgenti di informazioni. Questo è sostanzialmente quanto dal punto di vista della difesa. Ora, mi rendo conto che non è un argomento che si possa assimilare in 40 minuti, e
vi ringrazio per aver fatto, non esservi addormentati, questa è una gran cosa, mi fa veramente piacere. Voglio darvi due informazioni di quelle take away, del tipo, domani andate al bar, incontrate qualcuno e volete parlare un po' di 6 channel. Se volete uscirne bene... cioè, non la pick up line della vita, ma potete uscirne bene. Innanzitutto, siamo finiti? No. Non è la peggiore vulnerabilità di sicurezza che sia successa nell'informatica nella storia, per quanto stiano cercando di renderla tale. Innanzitutto si può solo leggere, non si può scrivere, non potete eseguire codice, che per quanto mi riguarda è già una bella cosa. Licare una chiave o eseguire codice arbitrario sono già due mondi diversi. È molto interessante, quindi se qualcuno si avvicina al bar dice sì sì, è interessante, cioè bullatevi, ditegli anche sì, quello che si è visto non è tutto, aspettati che uscirà qualcosa nel futuro, perché uscirà, cioè in matematica, ci sono ancora un sacco di cose, non so, date un'occhiata a come funzionano i branch register, se avete dubbi. Ci sono posti dove è più grave rispetto ad altri, tipo se questo arriva e vi dice ma io principalmente ascolto MP3 e vado sui siti web, c'è il rischio che si veda sui siti su cui sono andato? No, nessuno userà un side channel per attaccare la vostra macchina privata. Sul cloud è molto più interessante, cioè i side channel diventeranno devastanti se ne verrà trovato uno che è reliable sul cloud, perché sul cloud qual è il concetto? Ci sono due tenant vicini, se io riesco a leakare le informazioni del mio tenant di fianco è molto grave. Quindi, cloud è una parola famosa, se vi capita usatela. La cosa più interessante per me, questa meno interessante nei bar, cambierà il modo in cui scriveremo software. Cioè, aspettatevelo. Io me lo aspetto, poi non succederà, perché le mie previsioni generalmente non funzionano, però, sì, il primo anno che Durant è andato ai Golden State Warriors, ho detto, non riuscirà mai a giocare con Klay Thompson e Stephen Curry, ha vinto il titolo NBA. Questo per dirvi quanto sono buone le mie previsioni. Però, il modo in cui noi pensiamo all'hardware e il modo in cui scriviamo software, io adoro scrivere software, cambierà radicalmente. Ad oggi abbiamo sempre pensato che abbiamo un flat memory space. Io arrivo, eseguo nel mio codice, se il mio puntatore va dovunque nell'address space, chi se ne frega, se è mappato bene, se non è mappato pace. La maggior parte degli attacchi, molti attacchi di arbitrary read, arbitrary write, si basano su quello. Quando quelli saranno gli unici attacchi che resteranno, dovremo trovare una soluzione. La soluzione sarà... cosa a cui io tengo particolarmente, il memory tagging. Ovvero cercheremo di fare in modo che quando un codice esegue non veda tutta la memoria, perché deve vedere tutta la memoria? Vedrà solo la memoria che deve vedere. Se io devo usare una chiave RSA, perché devo avere accesso allo stack del thread di fianco? È concettualmente sbagliato. È difficile da fare, ma è completamente sbagliato. Nei prossimi anni, con il tempo del software, con il tempo dell'hardware, con il tempo di tutto, quindi io dico 5 anni per essere ottimista, poi tempi saranno altri, scriveremo software in modo diverso. Anche questa come frase non è malissima, è per chiudere. E infatti su questa chiudo. Avete domande? Abbiamo 4 minuti, se avete domande. Se non avete domande, meglio per me. Un paio di domande, non di più, perché stiamo cercando di recuperare. Allora, grazie. Dimmi. Prima aveva detto che questi problemi di sicurezza erano causati dal multithreading, mi sembra di aver capito. Una delle situazioni è questa quella. Il multithreading fatto stile Intel, fatto stile anche, forse qualcosina su PowerPC si faceva così, ovvero... è un fake multithreading, è una finta, nel senso io ti voglio far credere che ho due core, in realtà ho un solo core, quindi condivido cache, TLB, tutte quelle cose lì, te le condivido tra i due core, e quindi è più facile influenzare l'altro. Vai avanti. Insomma, bloccare il multithreading simultaneo, un po' come hanno fatto quelli di OpenBSD, può essere una cosa utile o... Domanda da $1 milione. Se lo chiedi a Intel ti dice no, perché è una delle ragioni per cui siamo più veloci di AMD. Dal punto di vista della security, devi analizzare la situazione in cui sei. C'è una delle cose che ho segnato, una delle patch si chiama STIBP, significa Single Thread Indirect Branch Protection, o qualcosa del genere, poi gli acronimi non sono il mio forte. È un modo per fare in modo che se tu sei in un thread collocato con un'altra CPU e usi branch register, quando io eseguo l'altro, flasho tutto quello che hai fatto tu. In questo modo non sono influenzabili. Quindi a lungo termine no, sicuramente. A breve termine è una buona idea. È un modo per limitare i problemi.
Dipende molto dal tuo threat model. Sei dentro una sandbox, sei preoccupato di uscire da una sandbox, è un problema. Sei tra un guest e un altro guest collocati su due CPU diverse, non è un grosso problema. Io personalmente non lo farei, però ti dico io, ma non perché ce l'ho con quelli OpenBSD, anzi, cioè Teo può fare tutti i rant del mondo. Io conosco un ragazzo che è in una chat dove sono io, che è un fenomeno sui rant, che sta seguendo, voleva lo salutassi, quindi colgo l'occasione. Però il concetto base è stata una patch di sicurezza a breve termine, del tipo, ok, dobbiamo trovare una soluzione a breve termine, cosa facciamo? È lo stesso principio di RedPoline. RedPoline a lungo termine sarà un problema, però a breve termine era la cosa migliore che potessimo fare. Quindi era ok, preveniva un certo tipo di attacchi, non risolve tutto. Risolve solo un tipo, quindi ti lascia aperto le altre cose. Quindi è una buona pratica da fare prima che arrivino delle vere e proprie patch. Scusami? Quindi bloccare il multithreading simultaneo può essere una buona idea, cioè può essere una buona cosa da fare prima che delle vere e proprie patch vengano rilasciate. Esatto, cioè se tu sei in una situazione dove non ti preoccupa Spectre V1 più di tanto, perché Spectre V1 è limitato, non è legato al multithreading. Il multithreading è legato a Spectre V2, ovvero io ti influenzo, quindi jumpi dove voglio io e non dove pensi di saltare tu. Se tu sei in una situazione dove hai patchato la prima, non so come, e la seconda ti preoccupa molto, è un modo per risolvere. Poi ti fai la tua analisi di performance, dici è un problema per il cloud che sto offrendo, è un problema per quello, sei più tranquillo. Se il tuo computer è relativamente meno grave, onestamente. Non ti ho risposto, però mi guardi come per dire questo qua dice cagate. Abbiamo tempo per una breve domanda, brevissima. Poi parliamo ancora. Vabbè, passo la parola a qualcun altro. Comunque voglio risolverti la cosa completa, ci mancherebbe. Applauso a Enrico Perla, grazie Enrico.